Arte Concast News, tre news sul mondo dell'arte. La prima, Marianne Goodman chiude la sua galleria. Brexit e Covid sono le cause. La seconda, UNESCO contro il traffico illecito delle opere d'arte. Parte una nuova campagna. La terza e ultima, la regione Emilia-Romagna a sostegno dell'arte emergente. È aperto il bando. Iniziamo subito con la prima. La gallerista Marianne Goodman, tra le storiche gallerie d'arte del settore, cambia strategia e dopo decenni sceglie di chiudere alla fine del 2020 la storica sede di Londra per iniziare una nuova strategia. Non sorprende troppo la scelta della galleria, che tratta artisti blue chip tra i più quotati nel mondo, ma che affronta una grave crisi dovuta prima alla Brexit e all'emergenza poi di più del coronavirus. La gallerista ha deciso quindi di mantenere attive le sedi di New York e Parigi, ma di chiudere quella inglese per attuare un modello espositivo più flessibile per la città. Nel 2021 quindi inizierà il Marianne Goodman Project, con l'intento di portare l'arte e i suoi artisti in giro per Londra, scegliendo luoghi simbolo dove esporre le opere. Aspettiamo quindi impazienti di scoprire i nuovi progetti. Secondo Arte Concast News, il vero prezzo dell'arte. Questo è il nome della nuova campagna di comunicazione internazionale lanciata dall'UNESCO per sensibilizzare il grande pubblico e gli appassionati d'arte contro il commercio illecito di beni culturali. Eh già, perché proprio come vi ho sempre e spesso raccontato nei miei video e ho scritto nei miei libri, il mercato nero dell'arte purtroppo è più florido che mai, tanto che si stima sia arrivato a valere quasi 10 miliardi di dollari all'anno, una cifra davvero incredibile. In particolare il saccheggio di siti archeologici, in particolare in zone di guerra, alimenta questo traffico illecito, costituendo la principale fonte di finanziamento per le organizzazioni criminali e terroristiche. La campagna dell'UNESCO arriva quindi per i 50 anni dalla Convenzione del 1970, adottata per proibire e prevenire importazione ed esportazione illecita di beni culturali. Una campagna tutta da sostenere. Terza e ultima Arte Concast News, fino al 3 novembre gli artisti operanti in Emilia-Romagna e con cittadinanza europea possono partecipare al bando a sostegno della giovane arte voluto dalla regione. Sono quasi 180.000 euro per premiare e acquistare 36 opere d'arte con un importo di 4.950 euro ciascuna per lavori di pittura, disegno, scultura, fotografia, videoarte, con tre quarti dell'acquisizione riservata ad artisti under 40. Una bella iniziativa a sostegno della creatività artistica perché le opere scelte da una giuria di esperti andranno ad arricchire la collezione d'arte della regione. Un modo per far fronte alle difficoltà sempre più grandi, amplificate anche dall'emergenza Covid degli artisti. Allora, cosa aspettate? Fatevi avanti! D'Arte Concast News è tutto, vi auguro una grande e buona settimana d'arte!